E adesso eccomi qua, caro Sergio. A posto. Tutto a posto. Via. Bene. Sai che noi parliamo tanto cose no? di cose, di vita certo. normale, di problematiche, sì. anche di salute. Certo. E allora, caro... E prevenzione. E di prevenzione, che è fondamentale. Sì. Bravo. Allora, abbiamo detto, abbiamo lo zafferano e quindi sì. facciamo un risotto con questo zafferano valtellinese particolare, squacquerone, rapa rossa. E via. Guardiamo già gli ingredienti. Allora, innanzitutto partiamo dal riso che userò, in questo caso un carnaroli semilavorato, un carnaroli classico. Molto bene, ricordatevi, la dicitura etichetta classico, tutti i risi storici, carnaroli classico, Sant'Andrea classico, deve esserci proprio il nome. Classico. Allora stiamo acquistando un vero carnaroli. Dopodiché si va sullo zafferano in pistilli, che vedremo poi come lo si acquista, e poi squacquerone, della cipolla, della barbabietola, che è buonissima quando è fresca, davvero. È più fresca che cotta, del vino aromatico, vino bianco, e poi avremo del formaggio grattugiato, della panna, del burro, del sale e del pepe. Tutto benissimo. Molto molto semplice questo risotto. Partiamo già dal soffritto. Dai. In questo caso abbiamo un soffritto. Chiaramente, intanto che taglio la cipolla, parliamo del brodo. In questo caso, che brodo si utilizza? Per un risotto dolce, lo zafferano è dolce. Dov'è il mio coso dell'AIRC? Perché è qua, è qua. È solo che è un po'... No, ma l'avevo messo anche sul grembiule. Se vuoi... Vabbè, lo rimetto qua, lo metto qua. Così si vede bene, qua. Sì. Ecco, voglio che si veda sul bene. Sul cuore, Ah no, ce l'ho anche qua, vedi? Ce l'avevo anche qua. A posto. Ce l'ho da tutte le parti, vabbè. Sì. Allora... Esatto, ce l'hai sul cuore e nel cuore. Allora, partiamoci col soffritto di cipolla e va bene. Il fatto è che dobbiamo sempre parlare del buon brodo. In questo caso, ecco, essendo... il brodo, bravo il brodo, perché tu ogni volta io imparo qualcosa di diverso sì, da te sul brodo. Deve essere rispettoso nei confronti dello zafferano. Come dicevamo prima, è un elemento prezioso, indiscutibilmente prezioso il zafferano. Esaltiamolo con un brodo dolce. Quindi dentro troverete della zucca, della gallina, perché il brodo di gallina è sempre dolce, delicato, nutre anche quando si sta bene, malato, esatto, mi ricordo mia nonna sì. mi diceva sempre mangia brodo di gallina che fa sì. bene sì, la sì. cipolla scalda quando si è anziani e nutre quando si è piccoli. È vero. Così. E poi cipolla, sedano, foglie di sedano importante, e se volete mettere dentro anche un topinambolo o qualcosa del genere va benissimo. Ok, allora partiamo quindi la cipolla senza neanche l'olio, adesso sì, lo aggiungi sì, però. Lo mettiamo bene in casseruole, così ce lo possiamo permettere, certo, anzi potrebbe andare col coperchio e sfruttare al meglio la sua umidità. Tutti questi coperchi, vedete, adesso vi faccio vedere, per dire questo, ma hanno sempre metto un po' d'olio, però questi puntini che recuperano appieno l'umidità e la ributtano dentro. Ecco, mi chiedevo cosa sì. servissero quei puntini. Sì, il recupero dell'umidità, e quindi il prodotto va avanti a cuocere anche senza grassi. Sarebbe contenta Evelina. Te capì? Vedi, dobbiamo parlare oggi che parliamo di... Sì. Ma, cioè che c'è, non c'è Evelina, parliamo di tutte queste cose. Esatto. Nutrizionali. Ecco. Sì. Allora, brodo di gallina, cipolla. Sì, cipolla soffritta con l'olio, soffritta. Poco olio. Va bene così, e dentro il riso tostare. Tostiamo il riso, tostiamo in questo caso lo tostiamo, non sempre tu lo tosti. No, in il questo riso. Caso lo tosto. Ricordiamoci che come si raccoglie adesso lo zafferano, hanno anche raccolto il riso. Esatto, è vero. Hanno raccolto il riso, quindi avremo in commercio risi più freschi, che hanno bisogno più di tostatura, sono meno secchi. Quindi risi che sanno più di erba fresca, di fiore, ed sono molto buoni in questa stagione i risi, che sono freschi, sono i nuovi. Allora, andiamo a sfumare col vino. Bianco. Sì, vino bianco. Perché non vogliamo colorare il riso. Sì, mettiamolo bene. Senti, quanti zafferani ci sono, Lorenzo? Ma in Italia ce ne sono... Uno. Quello all'Aquila? Uno, sì, poi ci sono tante cultivar, nel senso tanti luoghi dove viene coltivato lo zafferano. È molto, molto famoso quello dell'Aquila, quello abruzzese, è molto famoso lo zafferano sardo, per esempio. Ma anche, come vedi, al nord Italia, perché alla fine lo zafferano ha bisogno di poco, ha bisogno di tanta opera dell'uomo, perché essendo una pianta sterile non è che le api impollinano e succede, è un lavoro umano e quotidiano e anche abbastanza faticoso. Infatti abbiamo visto questi ragazzi, no? Anche questi ragazzi che adesso tornano un po' all'agricoltura, dove c'è lavoro, a me piace molto l'idea di consigliare di andare verso quel mondo, perché è anche un mondo che appartiene di più ai giovani anche rispetto alle nostre generazioni.
ed è importantissimo. Ma perché come tutte le cose tradizionali, no? Tra virgolette, se non vengono raccolte, poi si fermano. Certo, esatto, punto. Invece devono continuare. In questa stagione, io tutti gli anni, quest'anno sono impegnato, tutti gli anni porto Anita a raccogliere lo zafferano. Perché portare bagnare, i bambini, sì, poi ti hanno memoria. Vado a bagnare in Romagna, che c'è un po' la fatta dello zafferano. Ma tu lo metti a secco così? Sì, sì, è lei che mi ha insegnato queste cose. Ah, ed è bello, ecco, raccogliere, vedi? Perché vedi, questo è... Per dire, quando li raccogli ti vengono le dita violetto-blu. Certo. Quando vai a togliere gli stimmi, i tre pistilli, ti vengono le punte delle dita, sì, rosse, arancioni. Ed è una magia, tutto fatto esclusivamente a mano. Senti, ma io lo mettevo sempre nel brodo a sciogliere, invece tu lo metti direttamente sì, nella ricetta vi dico di ammollarlo a 3 gradi in frigorifero anche la sera prima, va benissimo, così hai una giusta lenta cessione. Ma se siete di corsa e non l'avete ammollato, usate questo sistema, lo fate asciugare un po' in un padellino, vedete bene, in un padellino, scaldandolo senza bruciarlo. Quando rimane bello asciutto, allora lo mettiamo in una cartina, lo sbricioliamo e lo andremo ad unire al nostro risotto. È un passaggio più diretto. Non lo sapevo, non l'avevo mai visto. Sì, vedi cosa. Che secca. Fa lo zafferano in polvere sostanzialmente. Esatto, sì, praticamente una sì, di perché è secca. In polvere, si secca. Perché è costoso, eh. Porca miseria, bisogna farlo fruttare bene, Più o meno sono con 0,15 grammi, quindi 7 pistilli a testa si mettono nel risotto. Va è bene. Costoso perché per fare un chilo. Di zafferano ci vogliono tipo 2300 fiori, cioè no, 200.000 fiori, più di 200.000, cioè una roba perché pazzesca. Ogni fiore ha 3 stimmi, sì, esatto. Quindi arrivi a un grammo, fai la voglia di arrivare a un grammo. Per, esatto. Per una bustina 50 pistilli, Allora, vedi? Vedete, fatto così, questo, quando poi, secca, quando poi secca, lo senti, Lo senti quando secca. Lo senti, anche se sto lavorando con l'induzione. Allora, perché no, io l'avrei buttato dentro direttamente nel risotto, invece no. Lo metti nella cartina, vedi? Lo metti nella cartina, così, guardate, facciamolo così. Vedere, vedi? Così impariamo una cosa così nuova. Uno impara. E lo sa sviluppare al meglio, sfruttare al meglio. Poi chiudete. E lo rompi. Come dico sempre, siamo stati tutti ragazzini. Lo rompi con le e mani. Si va. Esatto. A rollare le sigarette, no? Vedi. Io non lo so perché non ho mai fumato, zafferano. Quindi. Cucinaro liamo lo zafferano. Così? Vedi, guarda come si è sbriciolato. Vedi, guardate che bello, si è sbriciolato in questo modo e rende al massimo delle sue potenzialità. Sì, sì. Si va ad aggiungere tranquillamente, quindi parte lo zafferano e va in cottura. Adesso io ve lo faccio vedere come lo aggiungo, perché ho già un risotto che è già stato portato avanti per arrivare poi a come bello a giallo. A me piace il risotto giallo. Cioè, se uso lo zafferano non voglio un risotto anemico, voglio un risotto che sia realmente giallo. Sì, sì, assolutamente. Andiamo ad unire il nostro zafferano e poi possiamo procedere con il resto, perché qui adesso andrà poi mantecato, va bene, col burro e con tutto. Quindi andiamo già a mettere dentro, intanto perché quando si lavorano i carnaroli non si ha mai la paura che... Cioè deve essere cotto il carnaroli, non deve essere crudo. Ultimamente c'è la moda di servire risotti crudi. No, io odio quando mi servono i risotti crudi che quando li mastichi, no. È una moda, non è che si serve la pasta cruda, Ok, non va bene. Burro, del buon formaggio grattugiato. E regoliamo di sale, mettiamo un adesso. Po' di squacquerone. Un pochino lo mettiamo adesso, un po' entra in gioco dopo. Okay, così no. Lui fa in tempo a sciogliersi, no? Lo si scioglie. E lo si fa mantecare. Nel frattempo vado a mettere il rimanente squacquerone qui e lo andiamo a frullare con cosa? Con un po' lo lasciamo, che a me piace mettere sempre su tutti gli ingredienti base. Che hai dentro? Sì, con un po' di estratto di barbabietola, così darà colore. Hai fatto l'estratto di barbabietola? L'estratto di barbabietola classica. Ma crudo, quindi. Evelina è contenta, esatto, è buonissimo. Esatto, che non c'è Evelina. Infatti sì, oggi usiamo l'estratto, sembra che lo facciamo apposta. Conserva tutte le sue proprietà così. Comunque è interessante, cioè tu hai preso la barbabietola cruda, l'hai messa nell'estratto, l'hai frullata un po' di panna. Così. Un po' di panna. Accontento tutte e due. Ma poi in realtà lo zafferano esalta il suo sapore in contiguità con il grasso e quindi non è un modo per truccarlo, è un modo per... Poi diventa un colore meraviglioso, un rosa. Oddio, sporchiamo il piatto, ma pennelliamo appena, il piatto. Se volete pennellare, divertitevi voi. Lo metti no? dentro nel risotto o lo metti dopo? E lo mettiamo nel risotto. Addirittura quella spuma è ganzissima perché se la si mette all'interno di un sifone, no? La si mette all'interno del sifone, si carica, abbiamo praticamente
una mousse, vedete? Guarda che bella. Bella. Una mousse da mettere sembra sopra. Sembra una montagnetta. Quindi praticamente è la pantera rosa, bella così. Questo piacerà anche ai bambini, questo risottino. E questo lo butto? No, 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 aspetta. Ah, no. Lo sapevo. Pensavo che arrivava. Pensavo dovessi mettere, mai detto, lo mettiamo nel risotto. Io no, adesso abbiamo. No, non io vedi io nella giallo mia... e viola non fa un bel colore il risultato. Non allora, te lo consiglio. Guardate, andiamo a servirlo così, no? Sul piatto, come piace questo a noi. Questo piace a me. Vero? Esatto. Andiamo a decorarlo con un po' di barbabietola. Appena appena, poi barbabietola, andiamo a mettere un po' di squacquerone e iniziamo a mettere tutti i prodotti che abbiamo utilizzato per esaltare al meglio tutti, alla fine arrivano a esaltare meglio il nostro no, zafferano. E poi quello che c'è dentro lo vedi fuori, capito? Sì, sì, assolutamente. Mettiamo i nostri fiori, chi non li ha così, perché lei me li ha spediti, Cristiana me li ha spediti via posta, però vedi, io li faccio disidratare, vanno bene per le tisane. Senti che profumo che hanno. Vedi, anche disidratati. Sì, sì. Mettiamo la nostra mousse, qua e là. Deve essere una tavola, no? Il risotto è una tavola. È una tavola di colori. Sì. Ma che meraviglia, ma guarda che capolavoro. Andiamo a mettere anche la spugna. Così, sempre con felicità, eh. Noi siamo qua per cosa? Per dare felicità. Noi quindi siamo colore. Qua per dare felicità, hai detto bene. Ma che meraviglia. Senti, sai che cosa c'è? Che... Guarda, non voglio assaggiarlo. Bravo. Per non rovinarlo, perché è un peccato. Allora, sai cosa fai? No, no, non posso rovinare il piatto. Sai che stamattina hai fame. Così. Stamattina hai fame. Ho dichiarato che ho fame, ho già rubato il pane a Fulvio. Vediamo se è cotto bene adesso, certo, che bisognava. Perché? Questo non scuote, perché lo tieni un semilavorato, quindi rimane sempre bello. Poi siamo a Pavia. Perfetto, quando tu senti il risotto e non senti il crudo dentro che io odio. Non male. Sergio Barzetti! Ma adesso cosa beviamo? Naturalmente con buongiorno. Un grande piatto Andrea Madei! Ciao il Anto! Cin cin. Senti, facciamo una cosa, prendi il piatto, avviciniamoci qua ad Andrea, oh, no? Venite perché un po' così qua, almeno dalle mie parti. Mettiamo qui in mezzo il piatto, qua, guarda, così, voilà. Perché lui lo abbinerà a questo piatto, sì, immagino. Sì. Infatti ti ho portato un bel pino nero dell'Oltrepò Pavese. Perché fino a metà preparazione, anzi quasi alla fine direi, era da vino bianco profumato, perché il risotto allo zafferano vuole un vino bianco per abbinamento cromatico profumato, no? Per concordanza con i profumi. Poi dopo è arrivata la barbabietola, che mi ha un po' mischiato le carte in tavola. E quindi ho cambiato. Esatto, sono andato su un rosso profumato e leggero, passante, e ho pensato a un bel pino nero dell'Oltrepò Pavese, perché così facciamo anche un abbinamento regionale, perché ha detto Sergio, riso è Pavese, Malnate, quindi, esatto, lì, esatto. Quindi. Zona l'Oltrepò Pavese è molto vocata per quanto riguarda la produzione di vino e la coltivazione della vite. Addirittura in epoca preromana c'erano già delle tribù galliche che facevano il vino lì, anzi Strabone, che è uno storico romano, attribuiva loro l'invenzione delle botti, che diceva fossero grandi come case, quindi un'innovazione tecnologica è diciamo nell'epoca delle anfore importantissima, ed è un vino Lorenzo, che... Vieni. Lorenzo, grazie, assaggia tu, molto gentile. Ecco, assaggia anche tu. Ed è un vino... L'altro resto della bottiglia poi cuoco, sì, naturalmente. Sì, relativamente nuovo, perché... Sì, è una zona in cui si è sempre prodotto vino rosso, ma con delle bollicine, spumoso, frizzantino, oppure il pino nero in bianco, spumante. Poi negli anni Ottanta due grandissimi, Giacomo Bologna e Luigi Veronelli, hanno detto ai produttori, ma signori, ma perché non lo fate in rosso? Avete delle colline fantastiche, con terreni ricchi di calcare, di argille, di sassi, di sabbie, avete una buona insolazione, un bel vento. Stiamo vedendo proprio l'argilla di cui ecco, tu parli. Vedi, guarda. E quindi non è cosa semplice coltivare il pino nero, è sempre croce delizia per i viticoltori, perché è un'uva che sceglie lei i territori dove star bene, e sono pochi al mondo. La Borgogna, che è casa sua,
la Champagne e poi arriva l'Oltrepò Pavese, quindi terza zona più vitata con questo vitigno così amato dagli intenditori di vino al mondo. Quindi io non sono un'intenditrice di vino, ma io adoro il Pinot Nero, quindi ecco, proprio è il mio vino del cuore. Se anche freschino buono. Sì, anche sì. Freschino? Buono. Perché io ho questa storia che i rossi devono essere per forza caldi, io non l'ho mai capito. Cioè, dipende mi piace... che rosso, Anto. Se è un rosso poco tannico come questo, poco ruvido, bello vellutato, lo puoi anche raffreddare e abbinare pure al pesce. Ecco, bravo, che io bevo solo rosso, quindi come